Bene, giovati amici di Sport a chilometro zero, insieme a Marco Rosati, giornalista di ArezzoWeb.it, andiamo ad analizzare questa vigilia della trasferta della squadra Amaranto a Pistoia, alla ripresa del campionato, insieme all'evoluzione del calciomercato che vede la società impegnata a rifondare il suo organico. È notizia di questa mattina l'ufficialità che Mattia Corradi ha rescisso il contratto e lascia la maglia Amaranto, dopo che sono partiti i vari Daniele Borra, Michele Rinaldi e Francesco Di Santo. E sono arrivati 7 nuovi giocatori. Intanto il primo pensiero in questo momento è la pistoiese, che nella gara d'andata al momentaneo vantaggio di Moscardelli ha risposto con una doppietta di Ferrari nel recupero dei due tempi. E per il tecnico allora sulla panchina Amaranto, Claudio Bellucci, fu davvero una beffa. Ora le cose sono cambiate con la squadra allenata da Paolo Indiani, che ultimamente ha rallentato in classifica, fermata da 3 sconfitte. È un Arezzo che ci arriva con il morale giusto, anche se rispetto alla prima parte di campionato sarà largamente rinnovato e tutto da scoprire. Il commento di Marco Rosati. Comincia il campionato, l'Arezzo andrà a far visita a quella pistoiese che nella partita di andata al Comunale si è imposta per 2-1 contro una squadra che molto aveva stentato nelle prime partite della stagione, con un allenatore ad una situazione totalmente diversa da quella attuale. Si sta giocando in un momento in cui non a bocce ferme, ma durante il mercato invernale, e l'Arezzo è suo malgrado molto attivo, deve essere suo malgrado molto attivo in questa fase, perché diversi giocatori, come stiamo leggendo nei giornali, come abbiamo sentito anche dalle dichiarazioni di Zavaglia, del presidente, ci sono molti giocatori che cambieranno molto probabilmente casacca e al loro posto entreranno dei nuovi. Questa sarà poi la squadra che dovrà portare a termine quello che è l'obiettivo di questa stagione, l'obiettivo che è la salvezza diretta, comunque rimanere in categoria, perché questo si dovrà fare nonostante la sonora penalizzazione che l'Arezzo sconterà di qui al termine della stagione. Naturalmente in questi giorni si vive il parallelo fra campionato e calciomercato, e per Massimo Pavanel sotto questo aspetto si prospettano giorni difficili, con il tecnico che dovrà dare sfogo a tutta la sua esperienza per continuare a mantenere i giusti equilibri e non perdere di vista i risultati, che per un Arezzo che ricomincia la sua rifondazione deve comunque continuare a mantenere la distanza di sicurezza dalla zona bassa della classifica. Marco Rosati. Beh sì, si diceva prima, è un Arezzo in costruzione, un Arezzo difficile ora anche da poter immaginare. È andato via Rinaldi, probabilmente usciranno anche giocatori come Foglia, come Corradi. L'Arezzo andrà avanti e sarà rifondato, perché proprio di una rifondazione si tratterà, su due pilastri, almeno a quanto ha detto anche ultimamente il presidente. Questi pilastri saranno l'allenatore Pavanel e il capitano Moscardelli, che sono al momento gli unici punti fermi e inossidabili di questa squadra. Poi via tanti giocatori con contratti che per la categoria sono contratti molto importanti, dentro giovani che si spera che la società vuole e spera di valorizzare, e giovani che ci dovranno portare a questa salvezza diretta. Ma questo è purtroppo, dopo le ultime vicende, era una situazione prevedibilissima. Proprio in questi giorni ho ascoltato un'intervista ad una TV privata del presidente, che ha detto di aver trovato un buco enorme, un buco che di bilancio, con dei debiti che si aggirano intorno ai 2 milioni di euro. Per poter far fronte ad una situazione di questo genere si devono tagliare intanto gli ingaggi,
trovare giocatori altrettanto validi di quelli che ci sono, però giocatori che probabilmente costeranno molto meno se non con ingaggi pagati dalle società di provenienza, con premi di valorizzazione e sui quali puntare per il futuro. Questa è la strada da intraprendere, non ce n'è una, non ne vedo, non ce n'è una diversa. E purtroppo in questa situazione, anzi, ci siamo ritrovati e per fortuna ne stiamo venendo fuori, perché a dicembre la situazione era molto più nera di quella che è adesso. Se non altro l'Arezzo non è fallito, l'Arezzo va avanti, l'Arezzo ha la possibilità di salvarsi sul campo. Poi dicevo, giocatori che vanno via, che andranno via, lo vedremo di qui ai prossimi 15 giorni, quello che sarà, quello che succederà. Io sono sempre stato ottimista sulle sorti della società anche nei momenti più bui. Sono ottimista ora sulle sorti della squadra e su quelle della categoria. Credo che questa squadra e questa società non possano, non abbiano veramente, possano salvarsi, perché non hanno le caratteristiche di una società e di una squadra che può retrocedere. Vedo molte squadre messe peggio dell'Arezzo in questo campionato. Abbiamo visto come Pavanel è riuscito a dare una sua impronta alla squadra che da quando lui siede in panchina ha perso soltanto 2 partite. Con quest'ultima battuta di Marco Rosati è davvero tutto, quindi ringraziamo il nostro amico Marco, sempre puntuale nei suoi interventi settimanali a quanto ci hanno seguito fin qui. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti e continuate a seguire Sport a chilometro zero.